La tendenza abbastanza comune di parlare ai bambini e ai ragazzi della guerra, secondo me, è abbastanza sbagliata, soprattutto a parlare anche in maniera abbastanza puntuale di alcuni conflitti. Bisognerebbe soprattutto cercare di illuminare i ragazzi sul concetto del rifiuto della guerra, sull'importanza della pace e sul fatto che bisogna assolutamente, ogni volta che vengano calpestati i diritti individuali, alzarsi e reagire in quelle situazioni. Nella natura in generale si osserva che è molto più grande quella parte positiva, quindi sono molte di più le persone che vogliono la pace e rifiutano la guerra. Il problema è che questo fronte della positività non sempre è unitario. Osserviamo anche adesso, al momento attuale, che in Europa non c'è un'unità di intenti nel cercare una soluzione positiva un po' a diversi problemi, mentre le frange europee, quelle più estremiste, più intolleranti, possono avere magari più sopravvento proprio perché questa parte che dovrebbe essere positiva è abbastanza disgregata. Non è normale che questo tipo di iniziative non vengano in qualche maniera supportate anche dai centri di potere, dalle istituzioni pubbliche, perché lo Stato non può sottrarsi anche a questo compito educativo, anzi deve promuovere ancora di più questo tipo di incontri e questo tipo di relazioni. Ai giovani, però rimane una parola vuota se non esercitiamo la stessa azione e la stessa costruzione mentale anche alle famiglie, ai genitori e anche d'accordo con le istituzioni scolastiche. Quindi deve essere un'azione combinata tra le famiglie e la scuola per comunque far avverare questo concetto, perché spesso magari i bambini sì, gli si può parlare anche del concetto della pace, ma se nelle loro famiglie d'origine i genitori non sono in grado di trasferire questo messaggio, è assolutamente inutile poi parlare della pace.